mia. Siamo qui con Miki e con Geo. Miki il mio preferito. La mia preferita. E Geo è la mia preferita. Oh, beh, voi siete i nostri preferiti. Meno male, sì, sì, sì. Io sono proprio iscritto proprio al fatto. Veramente, cioè dovete venire sempre. Noi vi vogliamo tutti i giorni. Possiamo fare una richiesta? Tra l'altro, sì, sì. Se il direttore è in ascolto, io vi regalo Geo. No. E prendo due fustini e due bambini. Vabbè, comunque. No, la voglio tenere. La voglio tenere. Puoi tenerla a casa, se vuoi, quando mangia poco. Sporca anche proprio al bagno da sola, ultimamente. Ultimamente. Basta, basta. Cominciamo la puntata? Sì. Ormai sapete tutto, quindi che dovete fare? E cominciamo a leggere le lettere. Bravo, non bisogna dirgli più niente ormai. Stavolta è cominciato. Ok. Allora, caro Rai Gulp, mi chiamo Arianna, ho 4 anni e abito a Torino. Ti scrive il mio papà, ma il disegno l'ho fatto io. Vi seguo sempre, comprese tutte le repliche, e siete molto simpatici. Appendete il mio disegno alla bacheca? Un bacione grosso da Arianna. Va bene, Arianna, appenderemo il tuo disegno alla bacheca. Vedi come si legge una letterina. Ci segue sempre praticamente. Vediamo il disegnino. Oh, questa è lei, che ha 4 anni, guarda quanto è carina. Fatto tutto con i pennarelli e tra l'altro con gli evidenziatori. Tra l'altro ricordiamo che ieri abbiamo lanciato, no questo tanto non fa niente, abbiamo lanciato questa nuova iniziativa di disegnare Federico e Angelica, in modo che noi riceviamo i disegni e poi li giriamo a loro. Noi l'abbiamo lanciata, se voi la raccogliete ritornate, cioè restituitecela e vediamo che succede. Fede, vai. Vai, Fede, vai. Vai, vai, vai. Ciao, vai, sono Lorenzo. E vorrei che voi apprendeste il mio disegno. Mick, non mangiare troppi panini, sennò ti viene il mal di pancia. Geo, non capisco come fai a sopportare Mick. Lo so. Io ho 6 anni e abito a Quattuccio, in provincia di Cagliari. Vi guardo sempre e siete molto simpatici. I miei cartoni preferiti sono D'Artagnan, Sandokan, Jumanji, Il Tulipano Nero, Yolanda. Oh, bello. Ciao da Lorenzo, Ledda. Ecco il disegno. Vediamo il disegno. La stella della sera, bellissima. Altresì conosciuta come il tulipano nero. Altresì conosciuta con colpi di qua, colpi di là, cosa accadrà? Non allargarti, non allargarti. Allora, e attenzione perché io e Angelica, cioè, è arrivata questa lettera. Come ci? Già vi è arrivata? No, a me però ho bisogno dell'aiuto di Angelica. Giulia, che ha 8 anni, abita a Monfalcone e ci guarda sempre, ci ha mandato da fare un mimo. Allora, io e Angelica faremo questo mimo. Aspetta, che è questo qua. Sì. Ok? Allora. Ma no, allora scusa, allora, già state parlando, il mimo giustamente non si parla, giusto? Beh, allora, già parlato. Però... Ancora, basta, anche fra di voi mimate. E muovono la bocca. Tu fai sì, la seconda. Allora, andiamo via. No, non indoviniamo. Allora, lei fa la seconda, bravo. Sì. Ecco, spaghetti. Spaghetti. La famiglia spaghetti. Sì, bravo! Tra l'altro, un momento, questa è la versione romana della famiglia Spaghetti, è A famiglia Spaghetti. Perché? A famiglia Spaghetti, non si dice. La famiglia ho fatto così, capite? I vari gradi, certo. I vari gradi. Vabbè, Federico, i muri. Ecco, prego. Muro spaghetto, sembrava. Vabbè, comunque ce lo manda la nostra amica Giulia da Falcone, dice: Miki che sei simpaticissimo, ma se mangi così tanti panini diventerà un po' come Kiwi Arturo. E tu, Geo, sei bellissima, assomigli molto a Sissi. Grazie. Mando un grande bacio a Giulia. Allora, beh, è partito prima l'effetto e poi il bacetto. Ciao, sono Virginia, 9 anni, e un fratellino di 5 che si chiama Matteo. Noi dopo la scuola vi guardiamo spesso, ma non tutti i giorni, perché andiamo a ginnastica. Ecco, voi vostre materie preferite? Storia. Io tutte, forse un po' più matematica italiana, vabbè tutto. Matematica italiano credo che sia tipo cane e gatto insieme, però complimenti. E cosa vi piace fare invece nel tempo libero? Giocare con gli amici, stare a casa, con i miei fratelli giocare. Okay, ma non fate uno sport in particolare? No, io prima facevo nuoto. Adesso faccio cattinaggio artistico sul ghiaccio. Bello. Quindi fai tutte quelle figure un po' strane. Come si chiama? Come si chiama quando alzi la gamba indietro? Angelo. Ecco, anch'io faccio delle figure pessime. Vabbè. Una domanda di storia, anzi sulla perché a me piacciono molto i dinosauri, no? Il pleistocenico, mesozoico. In che anno è nata Giorgia Luzzi? Federico. Non è un anno, è sulla patente. Dopo il Big Bang, ancora prima del Big prima Bang. Grazie, prima ma del grazie. Big Bang. Sulla patente di Giorgia Luzzi c'è scritto nato il, che ne so, Gigi. Gigi proprio. Allora, Virginia dice che sono simpatico e la faccio ridere, ma non devo mangiare troppi panini, se ne diventi ciccione. Voi che mi vedete, perché la TV ingrassa. Angelica. Voi che mi vedete dal vivo, sono ciccione. Com'è?
Sì, un pochino. Muscoloso. Muscoloso, bravo. Ecco. Federico mi piace. Allora, basta. Siamo allo stadio. Ormai ci sono per incoraggiare. Grazie, è incoraggiato. Allora, non ridete, che con queste lentiggini faccio unite i puntini, vediamo cosa apparirà. Allora, tu Gio sei bellissima e Miki, se Miki ti fa arrabbiare, sgridalo. Esatto, noi non ti scriviamo preoccupare da che oggi ci pensano loro. Noi vi scriviamo da Biella, in provincia di Officina. Biella, vabbè, non si fa ridere. I nostri cartoni preferiti sono... E qui abbiamo una diapositiva dei nostri cartoni preferiti. Vai, che fanno... Allora, Martin Mister. Fate più mister. Meno Marti e più mister. Skunk Fu, parla di arti marziali. Poi Rory, l'auto da corsa. Ecco, qua vi voglio. Il tulipano nero. Cos'è? Il tulipano, essendo un noto fiore triste, lui scusa, è Federico. Appassiva. No, me lo devi rifare, cos'era? È uno che annusa il tulipano nero, purtroppo Gio era passata lì un attimo prima. Ne sono perfetti. Fermi, per fare siete giusti per fare il prossimo. D'Artagnan e i moschettieri del re. Ah, vabbè. Classica frase dei moschettieri, che dicevano? Tutti per uno e uno per tutti. Uno per tutti. Perfetto, e quanto fa? Uno per, ecco, uno per tutti. E poi, aspetta, anche questo, X-Men, vai. Tu sei? Wolverine. Lei è? Lei. X-Men. L'uomo tigre. No, tempesta. Tempesta. È Fenice. Ciao a tutti, se potete attaccate il mio disegno sul muro, eccolo, tenetelo qua, questo logo di Gulp. E poi io e Geo, naturalmente, in un prato che più fiorito non si può. Belli, ma adesso cominceranno ad arrivare i disegni di Federico Angelica e saranno molto mandateceli, più belli dei nostri. Mandateceli. Allora, salutiamo con la nostra coreografia, ormai l'hanno imparata. Sì. Vai, entrino i musicisti, no? Cabarettisti. I musicanti, e via. Si parte con la musica. Chiudiamo musica in bellezza proprio, vai. Cioè, e li salutiamo così. Vai con l'antenna parabolica e si batte. Mulinello, due antenne e vanita. Questa nei villaggi turistici quest'estate proprio impazza proprio, Proprio la gente chiede e sai onda. Il ballo anche del Corsa Stadio. Continuate a scriverci e mandarci mail a raigulp@rai.it. Ciao! Ciao! Ciao!